Sono numerosi i sindaci dei comuni ubicati lungo la linea ferroviaria tirrenica che hanno sottoscritto il documento comune per la revisione del progetto della nuova linea di alta velocità Salerno-Reggio Calabria. In esso si individuano le criticità, i conflitti e l'impatto ambientale connessi al nuovo tracciato individuato. A firmare il documento sono stati i tre comitati di Sapri, Cilento e Campagna, il polo museale di San Giovanni a Piro e ben 28 comuni. Oltre a Sapri, buona parte del Golfo di Policastro, Vallo della Lucania e Eboli, c'è la Basilicata con Maratea e poi tutta la costa calabra con Paola, Cetraro fino ad Amantea. Nel documento, dopo aver ribadito sotto il profilo generale delle ricadute sul turismo locale, sul fronte ambientale e della spesa pubblica tutte le illogicità del progetto, viene richiesto a gran voce al governo di rivedere la scelta del tracciato, confermando l'opzione per la linea storica definita più vantaggiosa, coerente, sostenibile e immune dalla sismogeneticità. Proprio la scorsa settimana il Comitato per l'Alta Velocità di Sapri, presieduto da Vittorio Napolitano, è stato ospite a Scalea dell'Associazione Cara Vecchia Scalea, anch'essa preoccupata del possibile declassamento della linea tirrenica, ed è stato ricevuto dal sindaco Giacomo Perrotta, che in quell'occasione ha sottoscritto il documento. Dall'incontro è nato il desiderio di mettere in rete i vari comitati costituitisi in difesa degli interessi e delle economie dei vari territori e di organizzare un grande convegno con la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni coinvolti. Intanto il documento continua a viaggiare assieme alla protesta con l'obiettivo di raggiungere quanto prima Roma e i vertici decisionali.